Credo che se siamo fedeli a quello che è stato detto a Cagliari dobbiamo anche prospettare più possibilità di impegni concreti. Comunque ecco, mi piace molto quello che è stato adottato dalla nostra diocesi, sosteniamo il lavoro con queste 16 borse di studio. 20, 16 per giovani, 4 per adulti e quindi incentivare l'immissione di giovani in ambiente di lavori con queste borse in modo che poi possono essere avviati e sono sicuro che diversi di quelli che si avviano bene potranno rimanere. Come è importante anche l'altra iniziativa eh, nella parrocchia dell'Olmo fatta dai eh, francescani, dai, dal, dai gruppi di preghiera di Padre Pio. Anche questa, proprio l'inserimento progressivo, sono già una decina di persone che in due tappe successive sono state, ehm, diciamo così, introdotte eh, nel lavoro. Certo, avremo bisogno ecco, di una maggiore sensibilità degli istituti di credito, perché se dei giovani che magari sono qualificati hanno studiato anche presso la nostra università che li qualifica bene, avessero intenzioni di aprire delle piccole aziende dove poi anche altri giovani possono essere partecipi, c'è bisogno degli istituti di credito che diano un avvio. E non dovrebbero avere paura gli istituti di credito a dare un avvio in questo senso. Perché la povertà poi porta alla povertà anche negli istituti di credito, ma se si riesce a sviluppare un'attività, poi naturalmente chi ha ricevuto dona. Ecco, come diceva il Manzoni, dice noi raccogliamo da tutte le parti per ridistribuire poi da tutte le parti. Qui bisogna ecco, muovere una macchina che si è molto impantanata. Perché questa crisi che dura dal 2008, anche se ha una lieve ripresa, come naturalmente sentiamo alla televisione da parte delle istituzioni, non lo metto in dubbio, ma è una ripresa con ritmi molto diversi al pregresso. Non ritornerà più il tempo che è passato. Dovremmo veramente trovare delle nuove forme di impegno per il lavoro, io questo lo dico in maniera anche accorata, soprattutto per i giovani. Perché è un fatto ormai indiscutibile, eh. l'8,5% dei giovani italiani che sono anche qualificati vanno a cercare lavoro all'estero. Ma nella nostra regione Umbria non sono l'8 e 5, sono il 12 e 3 e 4, quindi siamo anche in una situazione... quindi noi rischiamo di perdere anche le, le migliori energie per il lavoro. Vedo che stanno a rabattarsi per le pensioni, ma e se non si lavora... E se per esempio uno fino a 30-35 anni non trova il lavoro, non si sposa, la media dei matrimoni, quelli ancora che si sposano, è 34-35 anni, apro una piccola parentesi, anche poi le nascite sono in decremento, anche per questo fatto qui, perché l'arco della fecondità è molto minore. Se uno si sposa a 34-35 anni. E c'è sempre poi anche il motivo del lavoro, perché come fa uno a darsi una sistemazione definitiva se non ha nessuna garanzia. Quindi veramente attuare ecco, tutti quegli accorgimenti, e non sta a me dire quali debbano essere, io sono qui a sottolineare l'importanza di quel poco che potremo fare come diocesi, ma invito tutti, ecco, istituzioni, istituti di credito, la politica, ecco, a veramente ad impegnarsi perché senza lavoro gente non si campa. Eminenza, scusi, le do a due numeri, oltre a 300 i ah. superi alla Perugina e 125 alla Colussi, sono due grandi fabbriche, ma sono solo due vertenze. Eh, che cosa dice a queste persone? Ma io a queste persone ho detto che dobbiamo continuare a impegnarci perché questo non accada. È proprio un pochino anche il pensiero che abbiamo portato avanti come Chiesa, che è stato portato avanti anche dai sindacati. Si deve fare di tutto per garantire il posto del lavoro, là dove ci sono le possibilità, poiché si debba richiedere anche dei sacrifici a tutti. Ecco, nessuno potrà più aspettarsi il posto fisso. Chi crede, chi credesse di poter continuare a lavorare con gli stessi criteri di ieri è impossibile. Bisogna adattarsi alle nuove situazioni. Sacrifici sono richiesti a tutti, ma sono richiesti anche alle multinazionali e anche alle imprese e agli operai e ai sindacati e a tutti. Bisogna cambiare mentalità e dire l'obiettivo è il lavoro. Il lavoro per tutti, perché altrimenti veramente va a scadere tutta la dignità della persona. Uno che, che non lavora è una persona che non può dare un senso alla sua vita. Io non mi posso sposare, non posso prendere un mutuo, non posso avere. E allora chi sono io? Io sono arrivato. L'ho detto al convegno di Cagliari, sono arrivato a un incontro tragico in cui domando a un giovane chi sei e quello mi risponde nessuno. E perché nessuno? Credo fosse una battuta, sei Ulisse. No, perché io non ho lavoro, quindi non ho dignità e quindi non conto niente nella vita. Sono nessuno. Questo nessuno deve finire. Quando lei parla di maggiore sensibilità, lei dice sì, maggiore sensibilità degli istituti di credito nei confronti dei giovani o più in generale del mondo dell'economia, è un nel... del discorso soltanto umbro o nazionale? Ma è un discorso nazionale, internazionale e umbro. Noi eh, siamo partiti dal tema dell'Umbria, quindi questo che stiamo per fare, queste borse di studio per i giovani. Quindi è chiaro, io mi riferivo inizialmente all'Umbria, ma questo è un discorso universale. Ecco. La maggiore sensibilità degli istituti credito nei confronti dei giovani o del mondo in generale dell'imprenditoria? Dell'imprenditoria in generale. Non ci può essere questa discresia per cui l'economia va per un verso e il mondo della finanza va per un altro. Dobbiamo trovare una conciliazione. Quando io facevo il liceo e facevamo quei pochi studi di economia, si diceva che il lavoro produce ricchezza. Qui si stanno separando i campi. Il lavoro, l'attività umana è una cosa e la ricchezza è un'altra. È la finanza che spesso va per conto suo. Se noi non coniughiamo questi due mondi, finanza e lavoro, in una sinergia, non so come si possa risolvere il problema. Eminenza, Sosteniamo il Lavoro è un progetto che è sostenuto interamente dall8 per 1000 Questa è una bella cosa. Ma noi ci impegneremo fino in fondo per quello che ci è consentito eh, con l8 per 1000 anche perché l8 per 1000 ha diverse voci, anche la carità ha diverse sfaccettature. Quindi dice il Vangelo fare una cosa senza escludere altra. Ma certamente anche per dare un segno concreto incoraggeremo in tutti i modi questo progetto. Grazie, Grazie a voi.